a cui teniamo molto perché è bene che sia chiaro. Noi non vogliamo semplicemente rendervi omaggio, ragazzi, cari ragazzi, non vogliamo fare solo questo. Noi vogliamo, con questa nostra semplice cerimonia, farvi percepire l'orgoglio della nostra comunità per avere dei ragazzi come voi che hanno conseguito un titolo di studio, chi ancora triennale, chi già specialistica, chi laurea magistrale, ma comunque hanno conseguito con molto sacrificio sicuramente un titolo di studio che è profondamente a cuore alla nostra comunità. Mi piace sottolineare questa espressione e tutta l'amministrazione comunale organizzando questa cerimonia ha voluto guardare a voi giovani laureati di quest'anno, ma non soltanto di quest'anno, il pensiero si estende a tutti quanti con grande attenzione, cercherà di guardare a voi anche con grande cura. In questo mio intervento io a voi, carissimi giovani dottori, vorrei rivolgere due parole. Una parola è grazie, la parola grazie si accompagna alle congratulazioni più profonde che accompagnano il nostro augurio. Ho sempre pensato e continuo a pensare che una comunità debba dire grazie ai giovani laureati per diverse ragioni. Uno, perché questi giovani contribuiscono ad arricchire la comunità in senso lato. Dice la Banca d'Italia che ove cresce il livello culturale di una comunità, cresce l'economia, cresce la civiltà, cresce l'etica, insomma si crea una comunità in grande progresso. E quindi è un fatto importante. È importante anche che questa comunità si avvale di persone che possiedono una formazione, una forma che gli permette di agire per il benessere della comunità. Quindi è un fatto estremamente importante. Da dove cominciare? Dalla fine. Dalla fine sì. No, intanto diciamo subito una cosa bella, tanti auguri a tutti i festeggiati qui stasera, a tutti i neolaureati, anche se questo mi mette un po' di tristezza, insomma, perché mi ricorda che sono passati parecchi anni da quando mi sono laureato io, ma insomma, vabbè, mettiamo. Accantoniamo subito, diciamo, questa nota di malinconia per non rovinare la vostra gioia e l'orgoglio, io penso che bisogna avere anche per il traguardo raggiunto, i traguardi raggiunti. Devo dire francamente che a fare gli auguri ai giovani che si sono laureati, che giustamente aspirano a conquistarsi un posto di lavoro degno del sacrificio che hanno fatto, dell'impegno che ci hanno messo. Innanzitutto buonasera a tutti. Parto da una delle cose che sono state dette sul futuro, no? I giovani sono il futuro del paese. Purtroppo in questi giorni sento spesso dire che il paese è senza futuro. Quindi se faccio un'associazione, allora i giovani sono senza futuro? Una domanda che pongo. È una domanda a cui cerco ogni giorno di darmi una risposta, essendo io stato costretto, fra virgolette, a dover andare via dalla mia terra per poter prendere uno stipendio adeguato per conseguire la mia laurea, non molto, diciamo, facile. L'università di Bari, voglio dire, la nostra è molto, non è ben organizzata, non la consiglio a nessuno. Però ho avuto la fortuna, dopo un tempo di sforzo, di poter lavorare praticamente subito
mi sono abilitata subito dopo la laurea, quindi già lavoro presso lo studio dentistico, dove c'è già mio padre che mi fa da tutor e da maestro. E ora tocca a me, cioè, sicuramente andrà bene. Sì, sicuramente. Lo so, è stata un'esperienza triste, perché vedere una città che scompare all'improvviso non è piacevole per nessuno. Però nello stesso tempo questa cosa ci ha dato la forza di andare avanti e di non abbandonare il nostro obiettivo, perché molti hanno deciso di continuare a studiare lì proprio per evitare che la città si spegnesse, dato che effettivamente viveva soltanto di studenti. Thank you.
Grazie. Grazie. Grazie.